Lucia Azzolina ora è preside di ruolo, cioè vincitrice di concorso, no preside incaricato, no, preside di ruolo, vincitrice di concorso. Mi pare che il concorso l'ha fatto alcuni anni fa, e adesso è arrivata a Lucia Azzolina la notizia che lei il concorso l'ha vinto, cioè sta nella graduatoria degli idonei. C'è stato lo scorrimento della graduatoria, c'erano dei posti liberi e Lucia Azzolina è stata nominata preside di ruolo. Io mi scuso, non so se è stata nominata preside di scuola media inferiore o preside di scuola media superiore, non ho verificato. Io invece, Serafino Massoni, devo precisare che sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, vedete? È scritto qua, Sì, ma poi è documentato, ho anche gli attestati, ho vinto il pubblico concorso, io Serafino Massoni, ho vinto il pubblico concorso, e sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici. Liceo classico e scientifico, il fior fiore della scuola media superiore, con rispetto per tutti gli altri e ordini e gradi scolastici, che sia chiaro. Però mi informerò se la bella e brava Lucia Azzolina è preside di scuola media inferiore o di scuola media superiore, perché la paga è la stessa, beh, ma il prestigio è un altro, uno lo può dire in giro, io sono stato preside di ruolo nei licei classici e scientifici, la mia ultima sede di servizio e fu il liceo classico e scientifico Gonzaga di Castiglione delle Stiviere, una ridente cittadina nei pressi del lago di Garda, Castiglione delle Stiviere, nei pressi di Solferino e San Martino, dove ci sono state le celebri battaglie vittoriose della seconda guerra di indipendenza 1859. Beh, è bellissimo il lavoro di preside, è meraviglioso. Il preside, poi, con rispetto parlando, c'ha tanti poteri. Pensate che può convocare, convoca il collegio dei docenti, cioè dirama una circolare dove dice il collegio dei docenti è convocato per le ore tali e tali del giorno tal dei tali, e tutti i professori e tutte le professoresse, sulla base di tale convocazione, a quell'ora là e a quel giorno là vengono tutte al collegio dei docenti. Poi il preside come presidente dell'assemblea del collegio dei docenti può dare e togliere la parola. Pensate un po' voi, il preside, ma pure il sindaco, il consiglio comunale, ma pure Roberto Fico, presidente della Camera dei Deputati, anche Roberto Fico può dare e togliere la parola, ma anche la Casellati come presidente del Senato della Repubblica dà e toglie la parola, così il preside dà e toglie la parola. La parola è una cosa importante. Tu, il preside, gliela può dare la parola al professore e così gliela può togliere. Pensate che è così importante la parola che il Vangelo, del più colto degli evangelisti, che fu Giovanni l'Evangelista, inizia così: in principio era il verbo, che in latino vuol dire parola, verbum. In principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era Dio. Pensate un po' voi, la parola è Dio, Giovanni l'Evangelista, è l'incipit del suo Vangelo. In principio era il verbo, in latino verbum significa parola. E in greco invece di verbo si dice logos,
Solo che in greco logos significa sia parola che pensiero, che idea, capito? Capito? E il preside dà e toglie la parola, pensate un po' voi. E poi c'ha la paga di una paga di dirigenziale. È un dirigente dello Stato il preside, che sia chiaro. Beh, gli esami sono difficili, gli esami per diventare preside, sono difficili, che sono difficili gli esami. La paga è quella di dirigente scolastico. Il livello è quello di dirigenziale. E poi però le incombenze sono pure tante, che sia chiaro, le incombenze sono pure tante, però è un lavoro di suprema soddisfazione. Io l'ho fatto tale lavoro. L'ho fatto tale lavoro di preside di ruolo nei licei classici scientifici. Inoltre, ho scritto tantissime pregiate opere, vedete? Questa è la mia. Vedi, Lucia Zolina? Io voglio vedere Lucia Zolina, che sei tanto bella, brava e buona. Voglio vedere se tu riuscirai a scrivere i libri, tanti libri come li ha scritti Serafino Massoni. Lo sai, Lucia Zolina, che La Lama e la Rosa, è stata pubblicata dalla casa editrice internazionale Hachette nella collana I Codici Segreti della Storia. Lo sai che ha venduto 50.000 copie? Ed io per questa opera ho avuto da Hachette 15.000 euro. 15.000 euro! Che non sono tanti, ma non sono neanche pochi. Voglio vedere Lucia Zolina, che sei stata una brava ministra della pubblica istruzione. Mi immagino, cara, quando prenderai il tuo lavoro come preside, non ora perché chiederai l'aspettativa, sei una parlamentare, ma quando poi, poniamo che non sarai più una parlamentare, andrai a fare la preside, tutti i professori diranno: la nostra preside è stata ministra della pubblica istruzione. È una bella soddisfazione, Lucia Zolina. Poi mettici che sei bella, e allora si deve dire che sei stata tanto fortunata sei stata, perché sei nata bella e non è merito tuo. Che tu sia nata bella non è merito tuo. Sei brava, ma se sei brava è merito anche della tua famiglia, capito? Il merito ma ce l'hai perché sei diventata parlamentare, sei stata ministra della pubblica istruzione e hai vinto il concorso, però alla base ci sono dei meriti che non sono dipesi da te. Perché, chiudo, il libero arbitrio non esiste, Lucia Zolina. Non è merito tuo che tu sia nata bella. Non è merito tuo che tu sia nata sana. Sana, perché non mi pare che tu abbia dei problemi di salute. Non è merito tuo. E non è neanche merito tuo che tu sia cresciuta in un ambiente positivo, positivo, ma perché se tu nascevi in un ambiente negativo, cioè in una famiglia di morti di fame o anche di delinquenti, di certo non saresti diventata ministra della pubblica istruzione, eccetera. Io qua mi fermo, cara Lucia Azzolina, e se tu, cara Lucia Azzolina, vorrai farmi pervenire il tuo preciso recapito postale, io Serafino Massoni, ex preside di volo nei licei classici e scientifici, ti farò pervenire una copia di questa mia opera storico-mitologica. A te, Lucia Zolina, e a tutti i presidi d'Italia, tanti cari saluti dalla stirpe del serpente, che è stata scritta dall'ex.